Buonasera, buonasera, gentili telespettatori e gentili telespettatrici di Telecittà e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con Voce alla Gente, che cambia veste. Il giovedì diventa Voce alla Medicina, lo sapete, grazie alla collaborazione con l'azienda ospedaliera, in particolare con il responsabile dell'ufficio stampa, la dottoressa Luisella Pieroborn, che mi manda sempre dei bravi medici, anche la dottoressa Eliana Camporese. Oggi è giovedì 20 giugno 2019, siamo sempre nel segno zodiacale dei gemelli, per i nati dal 21 di maggio al 21 di giugno. Ringrazio il nostro regista Chicco Battaglia per la parte tecnica e presento l'ospite, un volto femminile, ogni tanto ci vuole sempre il volto femminile, la dottoressa Loira Leoni, cardiologo, azienda ospedaliera di Padova. Dottoressa, buonasera, ben ritrovata. Buonasera. E grazie per aver accettato il nostro invito. È la seconda volta che la dottoressa viene, sono passati 4, 5, 6 anni? Sì, circa 6 anni dall'ultima volta. Ma come passa il tempo? Il tempo vola. Però le faccio i miei complimenti, perché la dottoressa ricordava perfettamente lo studio. Adesso si entra, c'è il tavolo sulla sedia, come se fosse stato ieri. Complimenti. Voi donne avete una marcia in più, non c'è niente da fare, io lo dico sempre. Allora, dottoressa, vogliamo lanciare un messaggio ai nostri telespettatori? Assolutamente. Se non sbaglio, lei può dare consigli sia ai grandi, agli adulti, che ai bambini? Assolutamente sì. Quindi, insomma, siete interessati tutti quanti. Io mi sono fatto preparare la solita scalettina, non è frutto della mia ricerca, però quando sei con un medico devi ottemperare alle loro indicazioni. Allora, si parla di aritmie. Aritmie. Innanzitutto, cosa sono aritmie? Allora, le mi raccomando, aritmie, facciamoci capire, ci rendiamo linguaggio semplice, accessibile. Allora, le aritmie sono praticamente tutte le variazioni del battito cardiaco. Il battito cardiaco è regolare e ha una velocità standardizzata fra i 60 e i 100, questo è l'ambito della normalità. Le aritmie è regolare, è come un tamburo, come la lancetta dei secondi, cioè batte sempre alla stessa distanza un battito dall'altro. Può accelerare, può rallentare, ma è regolare. Tutto ciò che va fuori questa regolarità si chiama aritmia. Quando il cuore batte più veloce della normalità, si parla di tachiaritmie. Quando invece è più lento della normalità, si parla di bradiaritmie. Il cuore che va veloce non è necessariamente patologico, così come il cuore che va piano non è necessariamente patologico. Lo diventa quando si superano determinati livelli di velocità o quando diventa particolarmente irregolare o quando l'aritmia si associa a una malattia del cuore, cioè a un'alterazione anche della forma del cuore. Tipi di aritmie, possiamo dire? Allora, ci sono vari tipi di aritmie. Se vogliamo pensare a una scala, abbiamo le aritmie più banali e assolutamente innocue, prive di rischio, e poi arriviamo all'apice della scala in cui ci sono le aritmie più pericolose. Il 90% è dentro i primi tre gradini, cioè assolutamente banali. Lo zerbino di questa scala, cioè non neanche il primo gradino, prima di iniziare, sono le extrasistoli. Le extrasistoli che sono particolarmente percepite. Dopodiché cominciano a esserci le bradicardie o le tachicardie entro velocità accettabili, primo gradino, e poi cominciamo a salire. Le aritmie si dividono, oltre che per la loro velocità e per la loro, diciamo, caratteristica, anche in due tipi particolari, in aritmie sopraventricolari e ventricolari. Ricordo grossolanamente come è fatto il cuore. Il cuore è composto da due parti, gli atri e i ventricoli. Sono due strutture che sono una sopra l'altra, che battono in maniera così, sequenziale. Gli atri raccolgono il sangue che viene dal corpo, i ventricoli invece, spremendosi, lo mandano nel corpo.
Le aritmie possono avvenire in entrambe queste zone del cuore. Le aritmie sopraventricolari, che sono le più frequenti in assoluto, sono le più benigne. È difficile, o per dire impossibile, morire di aritmie sopraventricolari. Le aritmie ventricolari, che rientrano circa nel 5-10% delle aritmie in genere, sono per l'80% assolutamente benigne e solo una piccola percentuale risulta essere pericolosa. Prima di continuare la nostra chiacchierata, io la devo ringraziare perché la pensa come me alla vecchia maniera. Noi eravamo incerti, io e il tecnico, scriviamo cardiologa o cardiologo. Io ho detto a Chico, guarda, io mi hanno sempre insegnato cardiologo, ma siccome negli ultimi anni c'è una certa scuola di pensiero che io non condivido, neanch'io. Ministra, è brutto anche da sentire, mia, assolutamente brutto da sentire. Però c'è stata Laura Boldrini, capostipite che vessillifera, direi, che ha cominciato a usare questi termini. Quindi lei mi ha autorizzato a scrivere cardiologo. Assolutamente, alla sì. Vecchia maniera. Anche perché il rispetto. Brava dottoressa. Il rispetto per una donna non è nei termini, ma è nel comportamento. Bravissima, no? brava. Allora, una efficace diagnosi. Per le aritmie, dottoressa. Allora. Poi fra qualche minuto il Bunchico Battaglia aprirà anche i centralini, vediamo certo. Se c'è qualcuno all'ascolto che ha problemi, va bene? Abbiamo una cardiologa brava, dolce, gentile, quindi fidatevi. Troppo buono. Allora, il cuore è uno dei nostri organi, è, per dire la verità, è l'unico organo che ha la capacità di farsi sentire. E molto spesso, quando noi lo percepiamo, ci crea ansia. Perché? Perché mediamente noi non badiamo al nostro cuore, non lo sentiamo come tutti gli altri organi. Quando invece comincia ad accelerare o comincia a rallentare, lo percepiamo e questo crea molto spesso preoccupazione in chi lo percepisce. Il fatto di percepirlo non è indicativo di malattia. Però è ovvio che se noi sentiamo che il nostro cuore in determinate situazioni o di assoluto riposo o di sforzo batte in maniera eccessiva, ci mette troppo tempo a rallentare dopo uno sforzo o batte in maniera irregolare, qualche dubbio che ci sia qualche problema viene. Vi garantisco che nella maggior parte dei casi non è nulla. Però quando c'è questo sintomo è giusto riferirsi al proprio medico di famiglia in prima battuta, evitare di andare in internet perché in internet si trova tutto e il contrario di tutto e può generare non solo paura ma anche false notizie, andare dal proprio medico di famiglia, spiegare come sono i sintomi, è importante definire se i sintomi sono durante lo sforzo o sono a riposo, se i sintomi sono accompagnati a sensazione di svenimento oppure no, quanto durano, se durano qualche secondo o qualche ora. Quanto percepiamo che il cuore vada veloce? Se va a 100 battiti al minuto, impariamo a sentirli, abbiamo un cardiofrequenzimetro perché facciamo palestra e riusciamo a misurarli, o se vanno lenti, se li sentiamo veloci o se li sentiamo intensi. Questi dettagli sono importanti al medico di famiglia e poi al cardiologo, se lui riterrà sia necessario andare a passare a un livello diagnostico superiore, sono necessari per identificare le categorie di aritmie. Molte aritmie vengono d'estate, perché? Perché d'estate è molto caldo, perché d'estate la pressione molto spesso cade, scende, e per mantenere un'adeguata circolazione del sangue, il cuore deve compensare, essendo bassa la pressione, aumentando la propria velocità. Quindi l'aritmia o la tachicardia o il battito veloce che si sente quando si è sotto il sole è fisiologico. Fisiologico vuol dire normale e serve al nostro corpo per mantenere tutte le funzioni normali. Se invece noi stiamo guardando la televisione e improvvisamente accelera, questo è indice che c'è qualcosa di diverso, non necessariamente patologico, ma qualcosa che va riferito al medico. È ovvio che se questo accade per 1, 2, 10 secondi, una volta, una tantum, non è significativo.
Però se questo sintomo compare tutti i giorni e dura più di mezz'ora, allora è necessario fare delle valutazioni ulteriori. Prima di tutto il medico di famiglia, che poi in base a quello che voi raccontate andrà a darvi indicazione di fare accertamenti necessari poi al cardiologo eventualmente per stabilire quale sia la genesi e per stabilire poi i tipi di terapie se sono necessari da fare. Dottoressa, io seguirò bellissimamente la scaletta, però ogni tanto ci metto del mio perché ascolto, prendo nota di quello che dice e siccome anch'io oggi, fatalità, ho avuto qualche problema, proprio guidavo sotto il sole, sono stato costretto a fermarmi. Innanzitutto ho dovuto bere dell'acqua fresca, proprio ho sentito il calore. Poi fatalità, avevo anche la macchina, un forno, l'aria condizionata rotta, per fortuna che domani c'è... peggiori delle condizioni. Veramente, domani c'è proprio un santo che mi dovrebbe mettere a posto la macchina, il mio amico Paolo Zago di Ronchi, di Villafranca. Domani devo fare dei sacrifici perché ho preso appuntamento con il figlio Simone e dovrò ritardare la registrazione dell'opinione, perché lei deve sapere che io, oltre a questa trasmissione che conduco in diretta tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 20, una rubrichetta si chiama L'opinione di Enzo Spatalino, che registro nella mattinata, ma devo assolutamente sistemare la macchina, perché c'erano, mi dico 40 gradi in macchina. Ripeto, sono stato costretto a fermarmi e aprire i finestrini e bere un po' d'acqua. Ma poi all'ombra sotto un albero. La situazione più frequente che può accadere d'estate. Ho dovuto bere dell'acqua fresca e mi sono un po' ripreso. Sa, mi devo preoccupare, dottoressa? No. Perché questo è un momento davvero particolare, fa tanto caldo, chissà quante persone che avranno avvertito in questi giorni dei problemi. Come combattere la calura? Un consiglio. Allora, questi sintomi che lei ha avuto in questa stagione sono molto molto frequenti. Soprattutto dobbiamo ricordare che non coinvolgono solo le persone più anziane, che sono sicuramente più vulnerabili a questo caldo, ma tutte le categorie. Quando c'è questo caldo bisognerebbe evitare di esporsi al caldo, evitare di andare in macchina con 40 gradi, soprattutto bere molto. Perché l'acqua serve a compensare quello che noi buttiamo fuori sudando. E il nostro sangue non deve essere troppo denso, deve essere ben idratato. Perché? Perché un sangue troppo denso e una disidratazione, una perdita di liquidi, può favorire le aritmie, sia quelle, diciamo, che iniziano negli atri o nel ventricolo, che il compenso del cuore che deve fare per cercare di mantenere la pressione. Quindi i sintomi che lei ha descritto in questa stagione sono molto frequenti e non sono affatto preoccupanti, ma il consiglio che do a tutti è quello di non esporsi al caldo nelle ore più calde della giornata. Però a volte uno è costretto. E se lo fa, portarsi sempre via dall'acqua. Bere molto, di più di quello che si beve ovviamente d'inverno. Anche perché quando una persona nell'abitacolo ha un po' di fresco, indubbiamente. Sta sicuramente meglio. Io proprio oggi ho avvertito. C'è stato un attimo in cui ho preso anche un po' paura perché... Perché manca il fiato, il caldo fa mancare il fiato. Mi è mancato il fiato, eccetera. Proprio era un forno, la macchina era un forno. Assolutamente. Allora io mi sono chiesto, va bene che sono datato, sono di una certa età, ma una volta lei mi creda, io andavo a Napoli con una 500, mi ricordo una 500L, senza aria condizionata. Allora mi dico, ma come potevo fare un viaggio da Padova a Napoli, mi mettevo sulla corsia, in 500 senza aria condizionata? Forse non faceva il caldo di adesso, ero più giovane, sopportavo meglio. Si sopporta sicuramente meglio. Non lo so. I bambini sicuramente tollerano molto di più il caldo rispetto agli adulti, però anche loro hanno un punto in cui questo caldo comincia a dare i suoi effetti. È ovvio che, come ho detto, le categorie più vulnerabili sono le persone più anziane. Lei non fa parte della categoria degli anziani, però sopra una certa età diventa più pericoloso. Sopra una certa età diventa più pericoloso, sotto una certa età lo è meno, però è sempre buona regola per tutti,
anche per i bambini che hanno una soglia di sopportazione molto più alta, ma quando la raggiungono hanno degli effetti magari più importanti, sempre non pericolosi, ma che possono comunque preoccupare le mamme, il papà e la famiglia. Chico, che dici? Prendiamo qualche telefonata, se arriva. Intanto apri i centralini. Io ricordo i numeri solo per opportuna conoscenza, qualcuno che ci vedesse la prima volta. 049-893-6345 per la diretta, per parlare con la dottoressa Leoni, cardiologo, azienda ospedaliera di Padova. Poi vedete un numero fisso in alto alla destra dei vostri teleschermi, 347-815-12, cos'è, un 29? 29. 29, mi ricordo. È il numeretto per mandarci qualche messaggino. Poi ci sono i miei amici che hanno il numero personale, mi possono mandare un messaggio WhatsApp, e gli amici di Facebook, va bene, Messenger, oppure posso leggere qualcosa. Noi intanto continuiamo, certo, a chiacchierare. Ci dobbiamo fermare, perché quando lei vede quel simbolo, sì, del telefono, sta a significare che c'è qualcuno che fa delle domande, che vuole parlare con noi. E noi cerchiamo di rispondere. Buonasera. Buonasera Enzo, buonasera alla dottoressa. Buonasera. Ciao Enzo, sono da Pietro Pescia, Campagnolo Pio, Venezia. Ah, buonasera Gian Pietro. Buonasera. Allora, una gentilezza, vuol fare una domanda all'ospite. Prego. Quando riguarda il tipo di infarti, so che mi sembra che siano tre. Può ripetere, il tipo di? Ci sono, quanti tipi di infarti ci sono? Quanti tipi di infarto? O di più, perché volevo fare questa domanda. Noi toccheremo anche gli infarti, però eventualmente anticipiamo anche qualcosa. Allora, gli infarti... Aspetta. Finisco per la domanda. Sì? Sì. Allora, poi vuoi sapere se l'acqua fa bene al cuore? Terza domanda, è bene tanta acqua se fa andare giù i battiti del cuore? Grazie, una buona serata, vi stiamo per televisione, così lascio libero l'allerta. Grazie. Grazie infinite. Ricordo che è la prima telefonata della settimana. Grazie, sì. Buona serata. Grazie, perché possono intervenire due più... quella del lunedì, che quando c'è lo sport, però questa vale come telefonata normale, Gian Pietro, quindi puoi intervenire se fosse lunedì oggi, per esempio, solo due volte. Se invece lunedì c'è lo sport con il nostro opinionista sportivo, il giornalista Luigi Spatolino, allora vale come jolly, va bene? Se ne parla lunedì prossimo. C'è un'altra telefonata, è caduta la linea, ho sentito, portate pazienza, dai, anche perché Gian Pietro Pesce ha parlato neanche un minuto. Ma più io ho detto attenda. E non ha atteso. Si vede che aveva forse è caduta la fretta. Linea, dai. Intanto prego. Rispondiamo al nostro telespettatore. Allora, Lei sa dove è Campagna Lupia? Sì, Madonna, non so, sì. Noi veneziani sappiamo, noi veneziani la provincia sappiamo di Venezia. Dov'è, com'è, prego, la Venezia. Allora, intanto... Anche perché abita... abito nel veneziano. Nel veneziano. Allora, gli infarti, non si può dire che ci siano uno, due o tre tipi. L'infarto è l'infarto. Cos'è un infarto? Un infarto è la chiusura... Allora, il cuore, come ho detto, è composto da atri e ventricoli. I ventricoli sono la parte più nobile del cuore. È quello che... raccoglie il sangue che viene dall'altro, che viene da tutto il corpo, e lo manda in circolo. Questa parte del cuore è un muscolo importante, e come tutto il nostro corpo anche lui ha delle arterie e delle vene, cioè dei vasi che portano il sangue sul tessuto e gli permettono di stare vivo. L'infarto è la occlusione di uno di questi vasi. Quando si occludono questi vasi, l'infarto può dare, è come se noi pensassimo a un fiume in cui di colpo viene bloccato il transito dell'acqua. L'acqua non arriva più oltre il transito e tutto ciò che è a valle, cioè che è dopo questo blocco, di fatto non riceve più una irrorazione, non riceve più acqua per quanto riguarda il fiume o sangue per quanto riguarda il cuore, e muore. Ovviamente, a seconda del tempo che intercorre da quando questo vaso si chiude a quando viene riaperto, perché si può riaprire velocemente,
c'è uno strato di muscolo che diventa sempre più debole e che muore sostanzialmente. Questo strato può essere totale, cioè tutta la parete del muscolo, della zona che viene colpita, o parziale. E questo indica due tipi diversi di infarto, che si chiama transmurale oppure non transmurale. Però di fatto l'infarto è uno solo, cioè la chiusura di una di queste arterie. Noi abbiamo sostanzialmente due arterie importanti del cuore, che sono la coronaria destra e le coronarie sinistre, e tra le coronarie sinistre, quando partono, se ne dipartono due o tre. Quindi a seconda di quale di queste coronarie viene colpita e a seconda del punto dove viene colpita, cioè se lontano, quando diventa più piccola, o all'inizio, quando origina dalla aorta, che è l'arteria che porta il sangue in circolazione, l'infarto può essere più o meno grande, più o meno pericoloso. Poi la seconda parte, dopo questa telefonata, vorrei fare aspettare. Certo. La prego di scusarmi se non c'è nessun problema. Se no perdiamo il contatto. Buonasera. 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 Chi parla, per favore? Non ti meglio dal servizio, dottor Spatellino. Antonella, buonasera. Prego. Buonasera, Antonella. Posso fare una domanda alla dottoressa? Certo che sì. Posso? Certo. Certo che sì. Sento poco. Volevo avere una certezza. Io ho perso mio marito qualche anno fa. Era sportivo e aveva fatto due mesi prima la visita cardiologica a pagamento. Il cuore era tutto normale. Dopo due mesi è mancato. Ed è mancato per il cuore? Mi hanno detto che il cuore di mio marito è mancato perché si è aperto in due. Può essere questa cosa. Allora. Aspetta un attimo. Altro da aggiungere per evitare che lei resti in attesa? Altro da aggiungere? No, io penso, sono un po' preoccupata perché mio medico mi ha fatto fare l'ostia e mio cuore è tutto a posto, però non riesco a mandare via questa paura, capito? Immagino, aspetta un attimo. Okay. Ha bisogno di chiedere grazie, qualcosa? Buonasera, buonasera. Vabbè, Antonella ha attaccato. Vediamo, c'è ancora qualcuno? Allora, dopo Antonella di Treviso, sentiamo il nostro amico. Buonasera. 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 Sono Gianni Di Mestre. Gianni Di Mestre, questo signore è un calciofilo. Un calciofilo. Buonasera, Patarino, e buonasera, dottoressa. Buonasera, Gianni. Lunedì ne parliamo, perché è venuto Sarri alla guida della Juventus. Ci vedremo lunedì, faremo quattro chiacchiere, perché... Il popolo juventino è in subbuglio, ma ne parliamo lunedì. Adesso parliamo di medicina. Gianni, prego. Buonasera, dottoressa, di nuovo. Buonasera, Gianni. Io da circa un anno mi hanno diagnosticato una fibrillazione atriale. Ok. E all'inizio devo fare l'esame di sangue, la prototrombina. E all'inizio era sopra i 300, 350. Ok. Adesso, a distanza di un anno, si è stabilizzata verso i 260, 270. Sto prendendo il Coumadin. Sì. E niente, vado avanti, però non ho nessun sintomo di fibrillazione. Ok. Non ho nessun sintomo, non sento assolutamente niente, se va più forte, va più piano. E questo è un bene. È un bene? Questo. Assolutamente sì. Ecco, volevo sapere come comportarmi e se c'è qualche esame più specifico da fare. E approfondire, insomma. E dare un consiglio, dottoressa, okay. Quando gioca la Juventus... Cosa consigliamo agli juventini? Di fare tifo. No, ma quando soffrono troppo, Beh, consiglia lei? La Juventus fa troppo bene, per ma cui... non mi dica che anche lei è tifoso. Ma io non seguo il calcio, però se dovessi fare tifo ti farei Juventus. Ma... Appunto, soffrono poco. Va bene, dai, comunque forza Juve per voi, quest'anno. Forse vincerete la Champions con Sarri. L'attaccate sempre a quello che la basta, solo quello
Va bene, arrivederci. La ringrazio, dottoressa. Buonasera. Buonasera Gianni. Buonasera. Noi abbiamo un contatto personale con tanti telespettatori, non si meraviglia. Allora io risponderei a qualche domanda prima di andare avanti. Direi proprio di sì. Lasciamo stare il calcio, la Juve. Allora, risponderei per primo a Gianni, anche se è l'ultimo che ha chiamato. Non si dimentichi la signora La signora Treviso. Antonella di Treviso. Bravo. E il signor Pesce che ci ha chiesto. Gian Pietro Pesce. Esatto. Diamo la possibilità, Chicco, alla dottoressa di rispondere. Grazie. Non prendere telefonate. Allora, per quanto riguarda la fibrillazione atriale è l'aritmia sopraventricolare, quindi rientra in quelle aritmie assolutamente benigne, più frequente in assoluto. È l'aritmia che un cardiologo vede quasi quotidianamente, mentre altre aritmie sono meno frequenti e quelle più pericolose sono rare. La fibrillazione atriale è un'aritmia in cui il cuore batte irregolare. A volte si percepisce, a volte non si percepisce. L'unico rischio che ha la fibrillazione atriale è l'ictus. Perché? Perché la fibrillazione atriale è un'aritmia che avviene, che compare negli atri, quella parte alta che vi spiegavo prima del cuore. E quando c'è questa aritmia, questa parte del cuore non si muove bene, ma si muove in maniera vibrante. Questo fa sì che il sangue in alcuni pertugi che ha il cuore vada a bloccarsi, a fermarsi e si coaguli, come quando ci tagliamo che cade una goccia sul tavolo e questa si rapprende. Dentro al cuore questi coaguli non diventano secchi come succede sopra il tavolo, ma restano morbidi. Se il cuore ricomincia a battere in modo regolare, cioè se la fibrillazione atriale passa e questi coaguli si sono formati in questi pertugi, possono essere spremuti fuori dal cuore e andare nel cervello o in altre parti e dare una ischemia, che quando avviene nel cervello si chiama ictus. Allora, vi ho detto che la fibrillazione atriale è un'aritmia assolutamente benigna. Benigna perché non fa morire e spesso, se non è troppo veloce, non dà neanche problemi al cuore. È importante diagnosticarla. Perché? Perché quando si diagnostica si inizia la terapia anticoagulante, il Coumadin, quello che prende Gianni. Il Coumadin è un farmaco che scioglie il sangue e evita che si formino questi coaguli, questi grumi, questo sporco all'interno del cuore. Questo fa sì che qualsiasi cosa la fibrillazione atriale decida di fare, se restare o se passare da sola, fa sì che il paziente non abbia problemi di ictus. Quindi la terapia più importante in assoluto per la fibrillazione atriale è l'anticoagulante. È fondamentale perché con l'anticoagulante il paziente sta benissimo e non ha rischi di vita. Dopodiché, come vi ho detto, ci sono pazienti che la percepiscono e pazienti che non la percepiscono. Quelli che non la percepiscono vuol dire che il cuore non va particolarmente veloce, il fatto che sia irregolare, perché la caratteristica della fibrillazione atriale è la irregolarità del battito, che al posto di essere come un orologio è più a battiti più lenti e battiti più veloci sequenzialmente. Se non percepisce tutto ciò e il cuore va a una velocità adeguata per quella persona e lui quando fa uno sforzo non sente niente, non c'è motivo di fare niente perché la fibrillazione atriale c'è. Se si è deciso di non toglierla vuol dire che le caratteristiche di quel paziente sono tali per cui averla o non averla è assolutamente indifferente. Se invece la fibrillazione atriale si fa sentire e questo dà fastidio al paziente e il paziente ha delle caratteristiche tali per cui è meglio toglierla che lasciarla, allora ci sono una serie di cose che si possono fare per eliminarla. Dei farmaci che la rendono non percepibile, dei farmaci che possono eliminarla o degli interventi che possono eliminarla. Ovviamente il livello di terapia che si fa dipende dal tipo di paziente, dai sintomi che questo paziente ha, dai rischi e benefici, cioè da quanto è rischioso mettere in pratica una terapia piuttosto che un'altra e da quanto invece sia benefico per il paziente eliminare questa terapia. Ogni medico quando di fronte a un paziente, non sono tutti uguali, valuta tutte queste cose, valuta se togliere l'aritmia è più sicuro che lasciarla. Quello che però è fondamentale è la terapia anticoagulante, che si può fare col Coumadin
o da pochi anni con farmaci di nuova generazione che sciolgono il sangue e non necessitano dei controlli continui dell'INR, cioè del valore di scoagulabilità nel sangue, e permettono al paziente di evitare di fare i prelievi periodicamente. Purtroppo questi farmaci sono estremamente costosi e quindi anche qui c'è una selezione sui pazienti che possono accedere a questo tipo di terapia rispetto a quelli che invece devono continuare a fare il Coumadin. Bene, ma sai che spesso anch'io sento parlare Coumadin, è una parola, non dico familiare, ma l'ho sentita spesso, è un farmaco ricorrente proprio. È un farmaco molto vecchio. Perché Coumadin. Il Coumadin viene prodotto? È il nome. In Germania, non so. Ma no, viene prodotto da ditte farmaceutiche, sì, di vario genere. E, è un farmaco. Il Coumadin è il nome commerciale del farmaco. Il nome, diciamo, la molecola si chiama Warfarina. È un farmaco molto molto vecchio, usato nei primi anni 900, negli anni 20, anni 30, anni 40. Come... E rimane ancora così. E rimane ancora. Allora, il Coumadin nasce come veleno per i topi. Veleno per i topi. Ed è ancora il principio che si trova all'interno dei bocconi per il veleno per i topi. Perché non lo sapevo, glielo giuro. È così. Il Coumadin nasce da questo. Dopodiché, negli anni 40, un presidente degli Stati Uniti, che non ricordo quale sia, mi sembra Eisenhower, ma non sono certa, ebbe un evento ischemico e, siccome si stava sperimentando questo veleno per sciogliere il sangue, volle essere trattato con questo farmaco, accettò di fare questa terapia e questo farmaco si salvò. E quindi da allora il farmaco ha cominciato a essere usato. C'è un pezzetto di storia, quello che dice la dottoressa. Esatto. Interessante. E si usa tuttora perché ovviamente noi abbiamo modo di valutare il dosaggio di questo farmaco nel sangue con un banalissimo prelievo. Sappiamo che sotto un certo valore il farmaco è inutile, sopra un certo valore il farmaco può diventare pericoloso. Quindi l'abilità del medico che gestisce questa terapia è quella di trovare per ogni singolo paziente il dosaggio giusto perché il farmaco sia efficace e non pericoloso. Bene, noi ci fermiamo una manciata di secondi. E poi dobbiamo tornare da Antonella. Sì, da Antonella. Siccome sono 2 o 3 sere che mi dimentico, io volevo salutare un caro amico del Lido di Venezia, un capitano, uno che conosce il mare, Ferruccio Falconi. Ho ricevuto il fax e condivido pienamente la tua critica, Ferruccio, sull'aiuto a Radio Radicale. Io quei 3 milioni, io personalmente non li avrei dati, perché anche noi ci muoviamo per conto nostro, non siamo aiutati, e mi sono meravigliato che la Lega sia intervenuta a favore della sovvenzione. Sì, è vero che parlavano del Parlamento, tutto quello che volete voi, ma uno deve camminare con le proprie forze, quindi condivido il tuo pensiero, non so se sei all'ascolto, ma erano 3 sere che dovevo dire qualcosa sul contributo di 3 milioni di euro dati a Radio Radicale. Andiamo in pubblicità, dottoressa? Certo. Una manciata di secondi. Assolutamente. E dopo riprendiamo il discorso. E dopo riprendiamo con Antonella. Di Treviso. Assolutamente. Grazie. E noi siamo sempre qui per farvi un po' di buona compagnia con la dottoressa Loria Leoni, cardiologo azienda ospedaliera di Padova. Io ringrazio ancora, perché l'ho detto all'inizio, ma è necessario che lo ripeta, ringrazio la dottoressa Luisella Pierobon, responsabile dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera, che mi dà questa grossa opportunità, e anche la sua collaboratrice, la dottoressa Eliana Camporese. È bello avere sempre dei buoni amici, dottoressa. Assolutamente, sa? Sì. I nemici li abbiamo sempre, sa? Assolutamente. Lei, anche se ha una faccia angelica, mi sembra tanto brava, però anche lei potrebbe avere qualche potenziale nemico. Assolutamente. O pensa di non avere i suoi nemici. No, sono convinta che ne ho molti. L'invidia è una brutta bestia, sa? Sono convinta che ne ho. L'invidia crepa. E quindi io, quando ho un amico, me lo tengo ben stretto. Anche io me lo tengo stretto, ma mi so anche difendere dai nemici. Prima di rispondere alla Antonella, io chiedo scusa, sapete che ricordo sempre tante persone. Volevo ricordare una persona per me che è stata molto importante. Forse è l'unico della famiglia di mia moglie che mi ha voluto sempre bene. Oggi compiva gli anni Bruno Rigato di Peraga di Vigonza. Non so dove sia, perché io credo nell'aldilà,
spero che Bruno, lo chiamavano Bruno dei Mori, perché era un pezzo d'uomo moro, amante della sua terra, della sua roba, peggio del Verga, agricoltore. Lui stava bene quando stava nei campi. E quindi, all'aria aperta, farebbe bene a tutti. Esattamente. Io gli devo tante cose, innanzitutto la scoperta dell'odore della stalla, delle mucche. Ho visto una notte un vitellino che è nato. È un mondo, quello agricolo, molto importante. Mi creda, bisognerebbe aiutare di più l'agricoltura, i contadini, sì, gli agricoltori, eccetera. E oggi, ripeto, era il suo compleanno. Era della famiglia di mia moglie quello che mi ha sempre ben accolto. Poi ho avuto altri problemi. Mi volevano più bene, non so, i cugini di mia moglie, eccetera, che non mia suocera, le sorelle, eccetera. E io non dimentico queste cose. La storia di tante famiglie. Sì. Ogni famiglia ha la sua storia. E non si dimenticano, però un ricordo ogni tanto è importante averlo. E ho pianto tanto quando è morto mio suocero, Bruno Rigato. Ho pianto perché ho perso il mio punto di riferimento della famiglia di mia moglie, quello che mi apprezzava. Era orgoglioso quando andava al bar, sai, la sera, sì, a fare la partitina. Sì, sì. Parlava sempre bene di me, insomma, gli brillavano gli occhi. Però, insomma, e io ho voluto ricordarlo in questa... Resta vivo ricordandolo, eh? Vero. Poi voglio fare, se non mi dimentico, mi perdoni, questa è una trasmissione che, al di là della sua importanza come informazione, ha una funzione, e lo sottolineo, sociale. Io sono vicino a migliaia di persone la sera, dottoressa, glielo giuro, la prego di credermi. Faccio compagnia alle persone ammalate all'ascolto. Che è importantissimo. Un messaggio mio. Hanno un contatto con il mondo. A me non costa niente. Anche... Si sentono gratificati. Le persone sole, che soffrono. E sono tante. Le persone di una certa età, le casalinghe a cui sono molto legato, i nonni, le nonne, che è la mia forza. Insomma, sono sempre vicino a persone che mi vogliono bene, e fra queste c'è Maria Rosa, anche Rosetta, Bovo in Bovi, sono di Bosco di Rubano, oggi compie gli anni, spero che siano all'ascolto, mi vogliono un mondo di bene, anche oggi mi ha chiamato perché gli ho fatto il messaggio, lei mi ha risposto con un messaggio vocale rinnovando l'invito: Enzo, ti aspettiamo, siamo qui io e Tullio, ti aspettiamo. Meglio quando ho qualche ora libera, preferisco stare a casa. Specialmente negli ultimi tempi, con questo caldo. Sì, perché andare fuori col caldo non, ecco, domenica dovevo andare a Campodoro, per esempio, ho dovuto chiamare il sindaco Vezzaro, ho detto: guarda Gianfranco, perdonami, ma non ce la faccio. La prego di scusarmi se gli ho portato via dei minuti preziosi. Ma assolutamente, grazie. Sono importantissime queste cose. Grazie, grazie di cuore. Allora, io risponderei ad Antonella adesso, di Treviso. Allora, purtroppo... Il cuore è un organo che per alcuni tipi di malattie, e in particolar modo per l'infarto, a volte, anche se controllato il giorno prima, può essere assolutamente normale e poi evolvere il giorno dopo in un infarto. Ci sono delle persone, queste sono la maggior parte, che sono fortunate. Perché? Perché il cuore dà dei segnali premonitori, che sono il dolore al petto, quando si cammina, quando si fa uno sforzo, diciamo, improvvisa cambiamento della tolleranza allo sforzo. Cosa vuol dire? Fino a ieri riuscivo a fare due rampe di scale con un fiatone normale quando arrivavo sopra, e da ieri mi rendo conto che non riesco più a fare più di 4 gradini e mi devo fermare. Questi sono sintomi premonitori che sono importanti. Alcune persone però purtroppo non hanno questi sintomi. Perché? Perché le coronarie non sono così malate da dare, le coronarie sono appunto questi vasi che si chiudono, non sono così malate da dare un sintomo premonitore, sono poco malate, però improvvisamente si chiudono. E quindi queste persone possono stare benissimo, fare controlli anche fino al giorno prima e non trovare assolutamente nulla, e poi il giorno dopo possono avere un infarto. Quello che hanno detto ad Antonella, cioè che il cuore si è aperto in due, è un modo semplicistico per dire che il cuore si è fermato, che il cuore ha avuto un danno importante. Il cuore non si apre in due. Ci sono delle situazioni in cui può sanguinare, ma queste situazioni sono
molto rare e comunque avvengono solitamente dopo un infarto importante, quando il paziente è dentro all'ospedale e quando in situazioni particolarmente rare. Quindi non è che il cuore si apre in due, però se il cuore ha avuto un danno legato alla chiusura di una coronaria e questo ha determinato la morte di una parte di questo muscolo e poi come conseguenza un'aritmia, e di queste sono le aritmie pericolose, il cuore può fermarsi, anche se la persona stava bene fino a qualche giorno prima. Quindi purtroppo può capitare la morte improvvisa, la malattia di cuore su situazioni che non sono diagnosticate in precedenza. Per questo è importante dare il giusto valore a certi sintomi. Bisogna sempre parlarne col proprio medico di famiglia che ha gli strumenti per poter capire se questi sintomi sono importanti e legati a una possibile malattia oppure se sono sintomi invece legati alle situazioni, perché molto spesso abbiamo dei sintomi che sono legati, per esempio, al reflusso gastrico, al mal di stomaco, a disturbi di tiroide, a disturbi d'ansia, che ci possono dare dei sintomi che simulano il problema di cuore, ma non lo sono. Però i medici sono istruiti a capire la differenza fra un sintomo importante e un sintomo meno Ma si può importante. fare una classificazione relativamente ai sintomi? Non sono così Allora, una scaletta. i sintomi di cuore, quelli più importanti, Sì. che sono legati al rischio Cioè, di quando si accende la infarto. lampadina rossa, Allora, la che mi lampadina devo rossa preoccupare? deve accendersi quando sento dolore al petto. Dolore al petto non è il dolore in un punto, non è il dolore sotto la mammella, sul fianco o su un punto singolo, non è la singola stilettata, quello non è niente, ma è un dolore oppressivo, come avessi qualcosa appoggiato sopra qui, oppure proprio un vero e proprio dolore che a volte può, diciamo, irradiarsi, noi diciamo, ma spostarsi al collo, altre volte può spostarsi al braccio. Quando abbiamo questo dolore che ci viene da sforzo, per sforzi che fino a ieri facevamo e non ci davano disturbi, o che ci viene quando siamo a riposo, questo deve sempre allarmarci. L'altro sintomo importante è la mancanza di fiato per sforzi minimi. Questo avviene molto spesso in tante persone, perché anch'io facendo le scale arrivo che molto spesso mi ci vuole 10 minuti per riuscire a parlare da quanto mi manca il fiato, e questo è legato alla mancanza di allenamento. Però se questo cambia da un giorno all'altro, cioè se, come dicevo prima, si riesce prima a fare due rampe di scale arrivando con un fiatone che in 2-3 minuti passa, vedo che dopo 4 gradini mi devo fermare, anche se non ho dolore, anche questo sintomo è un sintomo importante. Quindi questi sono i campanelli per le situazioni più pericolose. Dopodiché ci sono una serie di situazioni che possono essere allarmanti. Non sempre sono pericolose, lo svenimento, per esempio, lo svenimento è una delle cose più frequenti in assoluto. Può avvenire facendo un prelievo del sangue, e questo avviene in tantissime persone, Io ne so lei ne qualcosa, sa qualcosa, oppure sì. può avvenire perché sono stato in piedi tanto tempo in fila all'ufficio postale e svengo perché sono stato fermo, perché la pressione mi scende di colpo. Può venire perché sono particolarmente stanco o mi impaurisco di qualcosa, ma in certe circostanze deve destare delle preoccupazioni. Per esempio, quando sto facendo un'attività sportiva e svengo senza motivo, o quando sto parlando con la mia vicina e sto benissimo e cado giù. Lo svenimento senza un preavviso, o fuori dalle circostanze che sono il caldo, l'essere stato molto in piedi, di notte dopo aver fatto pipì, per esempio, perché di notte noi abbiamo la pressione più bassa, e molte sincopi notturne avvengono perché ci si alza e la pressione è bassa, si va in bagno, si fa pipì, e lo svuotare la vescica di colpo causa dei riflessi, che si chiamano vasovagali, dei riflessi che possono far abbassare ulteriormente la pressione, rallentare il battito, dare la sincope. Queste sincopi non sono importanti, ma la sincope che mi viene preceduta da un dolore toracico, oppure durante uno sforzo o in situazioni particolari, quelle devono essere riferite al medico di famiglia che ne valuterà l'entità e la gravità e darà le indicazioni a fare esami di secondo livello. Prendiamo una telefonata. Pronto?
Anche io stamattina sono stato a farmi un prelievo e mi conoscono, mi sono dovuto stendere, dottoressa. Eh sì, questo è molto frequente. Perché e non è sono svenuto diverse volte quando vedo il sangue. Questo è normale, quando si vede il sangue, quando ci si spaventa, quando si beve poco, quando è molto caldo, le sincope in queste mi situazioni sono normali. Abbiamo parlato 2-3 minuti, esatto, mi la distraggono e sono girato dall'altra parte. Vabbè. E non succede niente. E buonasera. Buonasera Nadia da Treviso. Buonasera Nadia. Buonasera Nadia. Buonasera. Buonasera. Io ho mio marito dal 1984 che soffre di fibrillazione atriale. Sì. E praticamente nel periodo ha fatto 8 cardioversioni. Ok. E 2 ablazioni. Ok. Però è recidiva. E adesso anche il cardiologo si è fermato perché non fa più niente, comunque è con farmaci, lo tiene sotto controllo, al posto del fumadin prende un'altra pastiglia. I nuovi farmaci? Sì, dei nuovi farmaci, è da 3 anni e si trova bene e poi prende il suo qualcosa per i battiti, insomma, anche per la pressione, adesso ha sempre la pressione giusta e il controllo viene effettuato annualmente adesso, una volta era ogni 8 mesi, 6, e adesso viene fatto ogni anno, insomma, ma comunque sta anche bene, però lui ha la fibrillazione atriale che non si accorge. E questo, come dicevo al nostro amico di prima, si è accorto mettendo l'olter. Quindi è stato fortunato a riscontrarla casualmente. Sì. Come dicevo prima al nostro... Grazie, buonasera. Prego, grazie Nadia. A Nadia di Treviso. Chiedo scusa, vediamo se c'è ancora qualcuno. C'è qualcuno? C'è ancora il telefono? Buonasera. C'è qualcuno? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sì, siamo pronti ad ascoltarla, prego. Buonasera, parla. Pronto? Buonasera, la sentiamo. Ah, ecco, parla Luciano Paolo. Buonasera, dottor Fratalino. Buonasera. Buonasera. Volevo sottoporre un'informazione, diciamo, più che altro. Io sono stato operato. Pronto? Sì. Io sono stato operato di 2 bypass 10 anni fa e niente, da allora, dopo 2 mesi dell'operazione, soffro di tachicardia parasottica supraventricolare. Ok. Ecco, e niente, ogni tanto mi capita, adesso per esempio io da allora sono stato che un anno sempre che non mi è venuto niente, adesso in 2 mesi sono andato 2 volte all'ospedale al pronto soccorso perché mi fanno una lesione di addomenina. Ok. Ecco, e allora niente, io prendo l'isopropin come okay. Come farmaco per evitare, però nonostante quello capita improvvisamente sia di notte che di giorno, questi attacchi mi vanno in base di 170-180 e a volte mi hanno insegnato il Valsalva sì. Come fare, però non riesco a normalizzare, di conseguenza devo correre il modo soccorso. Volevo chiedere alla dottoressa se lei cosa può consigliarmi. Consiglio. Va bene, grazie Luciano, grazie, arrivederci. Allora, grazie. Grazie, ecco, allora io risponderei a questi due. Sì, diamo la possibilità dai alla dottoressa di poter rispondere, allora, non prendere telefonate, io avevo ancora dei messaggi, intanto lei va davanti. Allora, abbiamo 2 situazioni di tachicardie sopraventricolari, quelle che inizialmente ho descritto come tachicardie benigne. Abbiamo la fibrillazione atriale e abbiamo la tachicardia parossistica sopraventricolare, quella di Luciano. Sono 2 situazioni diverse, entrambe benigne. Come abbiamo sentito dalla nostra amica Nadia, il marito ha questa aritmia, la fibrillazione atriale, ma non la percepisce, come non la percepiva Gianni.
Il marito ha cominciato nell'84 a farla. Come dicevo prima, la scelta della fibrillazione atriale può essere quella di cercare di toglierla con i farmaci, con gli interventi, e l'intervento e l'ablazione, cercare di renderla innocua dal punto di vista dei sintomi con i farmaci. Alcuni sono fortunati perché non la percepiscono. Il marito di Nadia ha fatto tutto il percorso che si fa per la fibrillazione atriale. Ha fatto le cardioversioni elettriche. La cardioversione elettrica è un primo livello di terapia per la fibrillazione atriale, ma risolve la fibrillazione atriale quando noi facciamo la cardioversione elettrica. Non è terapeutica, non prevede, non previene i futuri episodi. Risolve solo una situazione acuta. Se ne possono fare tantissime nell'arco di molti anni, è ovvio che non se ne possono fare 6 nell'arco di 2 mesi, perché non ha senso, perché vuol dire che quella fibrillazione atriale deve essere trattata in un'altra maniera. Nell'arco di 10-15 anni uno può arrivare a farle anche 7-8. Quando ne fa però così tanto, è da chiedersi se quella sia la strategia migliore, perché quando compare l'aritmia noi possiamo usare questo strumento per toglierla subito, ma se dopo 2 mesi ricompare di nuovo e dopo 2 mesi di nuovo ancora, bisogna pensare di cercare di prevenire che ricompaia. E questo si fa con i farmaci che il marito di Nadia ha preso. Quando i farmaci non sono più in grado di bloccare questa aritmia, si passa al passaggio successivo, che è l'ablazione. L'ablazione è un intervento chirurgico, che non è chirurgico, è percutaneo, il termine corretto, cioè pungendo una vena che c'è all'inguine, una vena importante del corpo che c'è all'inguine, questa vena arriva direttamente al cuore e si entra all'interno del cuore con dei fili, si trova il punto dove c'è la fibrillazione atriale e noi sappiamo bene quali sono le zone, e si vanno a fare delle bruciature in queste zone in modo da bloccare l'aritmia. Questo tipo di terapia però non è sempre efficace. Noi sappiamo che nei pazienti molto giovani, nei pazienti che hanno episodi che vanno e vengono, su cuori completamente sani, questa terapia ha dei buoni risultati. Più si va avanti con l'età, più dura la fibrillazione atriale e più il cuore viene modificato dall'età o da altre malattie, meno questo intervento diventa efficace, e quindi si può fare 1, 2, 3 volte, ma il risultato non c'è. A quel punto ha fatto bene il cardiologo che ha seguito il marito di Nadia, che ha fatto tutto quello che poteva fare, e nel momento in cui questa aritmia non ha voluto essere eliminata, ha agito correttamente andando a togliere i sintomi, dare l'anticoagulante. Fortunatamente il marito di Nadia rientra in quella categoria che lo può avere, i nuovi anticoagulanti, e il marito di Nadia può vivere tantissimi anni senza aver nessun disturbo e senza avere pericoli di morire per questa aritmia. Invece il nostro amico Luciano ha un'altra cosa. Lui ha avuto dei bypass, cioè un intervento cardiochirurgico, questo è un intervento in cui si guarda il cuore, si apre il torace e si vede il cuore, in cui si vanno a correggere i difetti delle coronarie. Le coronarie, come ho detto prima, sono quei vasi che quando si chiudono possono dare l'infarto. Luciano è stato fortunato perché prima che questi si chiudessero sono riusciti a fare questo intervento chirurgico, che si può fare anche attraverso un'arteria sempre dell'inguine, ma probabilmente lui non aveva le caratteristiche per farlo attraverso, diciamo, le vene senza fare la chirurgia. Padova è all'avanguardia, no? Padova è all'avanguardia, abbiamo, Centro, una, delle Gallucci, abbiamo poi... una delle migliori cardiochirurgie italiane. Ogni tanto viene qui Gino anche, Gerosa. Esatto, che è un cardiochirurgo un molto bravo. E abbiamo anche un'ottima emodinamica, che è la struttura che fa invece gli interventi senza dover fare la chirurgia. A volte non si può fare la cardiochirurgia, altre volte non si può fare l'emodinamica, quindi a seconda del tipo di paziente si decide la terapia. Questi bypass sono andati a superare, bypassare l'ostacolo che aveva questa coronaria e portargli il sangue, portare il sangue al cuore da una strada diversa. Questi bypass non hanno nulla a che vedere con i problemi che il signor Luciano ha. Il signor Luciano ha una tachicardia parossistica sopraventricolare, non è una fibrillazione atriale, non necessita dell'anticoagulante, lui ha degli accessi improvvisi di questa tachicardia, sta facendo già la terapia giusta, ma in questo momento, visto che gli episodi ci sono nonostante i farmaci, lui probabilmente beneficerebbe in maniera significativa di un'ablazione.
L'ablazione in questo tipo di tachicardie ha un'ottima efficacia, un basso rischio e riesce a guarire i pazienti nell'80-90% dei casi, cosa che l'ablazione e la fibrillazione atriale non riesce a fare. Viva i medici sempre, io sono anni che sostengo una tesi. Io, uomo politico, io Presidente del Consiglio, io Presidente della Repubblica, tenderei a premiare le eccellenze mediche e un mio pallino, invece di tanti cialtroni, non faccio nomi, perché il buono e il cattivo c'è dappertutto, fra i politici, nella nostra categoria, ma io sono sempre stato del parere di premiare le eccellenze mediche che salvano vite umane. Lo ripeto spesso questo concetto. Adesso andiamo in pubblicità, certo. Ma lei si attrezzi a darmi una risposta, okay. Perché ho conosciuto un amico che per 20 anni pensava di avere dei problemi a cuore, invece poi alla fine anche psicologicamente hanno individuato che non era il cuore. Esattamente. E adesso è possibile, ne parliamo. Una roba del genere? Assolutamente. È sì. Un amico fidato, questo non è una fake news. È la lealtà. Vero Chicco? Sì, andiamo in pubblicità, grazie. Ed eccoci di nuovo insieme. Buonasera. Chicco, dammi qualche minuto, magari fra un quarto d'ora, se c'è qualche telefonata, per favore, perché devo leggere dei messaggi e devo salutare dei personaggi importanti per il nostro ospite. Se le dicessi un nome per tutti e su tutti, per esempio, non so, a caso vado, Vittoria. Vittoria. Cosa le dice questo nome, Vittoria? Vittoria è la mia gioia, è mia figlia. Mia figlia che compie 11 anni. Che bel la nome. Chi l'ha messo, lei? L'abbiamo scelto insieme, io e mio marito. È stata una scelta... Che salutiamo, Giuseppe. Giuseppe. È stata una scelta... contemporanea. Mi piace, bellissima Vittoria. Assolutamente contemporanea. Però in genere la donna è la mamma che sceglie, no? Ma noi l'abbiamo scelto. Il marito scelto... si adegua. Noi siamo una coppia che lavora molto insieme. Sì? Assolutamente. Va bene. Io i nomi dei figli, per la verità, li ho scelti entrambi io. No, noi siamo stati... Sia il primo che è il nome di mio papà, Luigi, che domani è festa grande. Domani è San Luigi Gonzaga. Si immagini che noi andavamo fuori ai nostri tempi solo una volta a mangiare fuori, ed era il giorno di San Luigi. Sì, perché noi abbiamo l'abitudine di festeggiare l'onomastico, e quando era l'onomastico del mio povero papà, io molto giovane, si andava fuori e noi aspettavamo il 21 giugno San Luigi per far festa, per andare a fare la scampagnata. E domani poi ricorderò mio padre, poi ricordo Antonietta, la mia mamma, e Roberto, e il mio papà, ecco, che saluto entrambi. Mi associo, un cordiale saluto. Io vi ricordo che le nostre trasmissioni poi sono visibili sul canale di Enzo Spatellino YouTube Channel, così non faccio neanche più fare le copie, perché spesso mi chiedevano le copie a DVD. Adesso basta andare su YouTube Enzo Spatellino Channel e mettere, ecco, non metta Voce alla Medicina, metta Voci alla gente, del 20 giugno, e si vede la trasmissione. La può condividere con chi vuole. E poi, se ha tempo, qualche volta segua anche l'opinione di Spatellino. Certo. O mi amerà o mi odierà. Ma non credo che la odierà. Delle due l'una. non c'è una via di mezzo. O si ama Spatellino o lo si odia, dopo aver visto l'opinione. Leggo qualche messaggio, dai, mi sì. Aiuti anche lei. Lei dovrebbe poi... Io devo ancora rispondere. Se mi aiuti sinteticamente. Abbiamo detto, sì. Abbiamo risposto a Luciana, abbiamo risposto a Nadia. C'era avevamo l'SMS dell'amico e poi il... Allora leggo questo amico che già l'ho letto. Cause non cardiache. Maurizio dice, ciao Enzo, buonasera alla dottoressa. Sono Maurizio, voglio fare... ecco, vedi, Enzo Spatellino Channel, grazie Chicco Battaglia. Interviene sempre a darmi una mano con la sua grafica. Ecco, voglio fare una domanda: come mai in caso di disidratazione, oltre alla tachicardia, si susseguono anche le vertigini? Attendo risposte, poi ne abbiamo degli altri.
Allora, la disidratazione, come dicevo prima, è la riduzione del liquido circolante. Il sangue è composto dai globuli rossi, tutti sappiamo cosa sono, e da una quota di liquido, ovviamente la quota di liquido è importante. Questo liquido viene filtrato dai nostri reni. Quando è molto caldo noi sudiamo, quindi oltre a essere eliminato dai reni con le urine, viene ridotto anche a seguito del sudore. La disidratazione è quando noi riduciamo questa quota di liquido. Quando riduciamo questa quota di liquido, la pressione spesso scende. Quando è caldo, noi ci vasodilatiamo, vuol dire che le nostre vene diventano più ampie e il nostro sangue si disperde più in periferia. Queste cose insieme riducono la pressione e il cuore, per mantenere la persona in piedi, deve accelerare il battito cardiaco. Quando questo battito non è sufficiente, non è sufficientemente accelerato per far circolare quel sangue che c'è, vengono le vertigini, cioè gira la testa. Quindi, come dicevo prima, nelle situazioni di estremo caldo, la cosa importante è bere, bere, bere molto. Il nostro amico Gian Pietro, il primo che aveva telefonato, ha chiesto: è vero che l'acqua fa ridurre la frequenza? Certo, perché se noi la beviamo quando siamo disidratati e il nostro cuore batte veloce perché deve compensare questa disidratazione, nel momento in cui noi ci riidratiamo, cioè facciamo entrare liquido nel nostro sangue, il nostro cuore non ha più bisogno di correre come un polle per mantenere la nostra pressione, ma di correre nella maniera normale, e quindi si abbassa la frequenza cardiaca. Dottoressa, mi aiuti a capire. Innanzitutto io darei un premio Nobel a chi ha inventato il frigorifero. Grande, sa perché? Grande genio. Perché io non riesco a bere roba calda, non c'è niente da fare. Deve sapere che io in piena notte, glielo giuro davanti a Dio, bevo latte innaffiato con un po' di caffè freddo e trovo un beneficio che è qualcosa di meraviglioso. Quindi bere di notte roba fredda. Allora, bere roba fredda di notte... Solo una volta mi è venuto un problema, in esatto. Genere è una goduria. Allora, sì e no, nel ecco, senso mi che... spieghi. Nel senso che è ovvio che quando sia caldo... Bevo tanto perché ho tanto bisogno di bere. E per questo forse... Assolutamente, allora, quando si ha non bisogno malattia, di bere... assolutamente di notte e bere latte. Non è una malattia. Bene. Allora, tranquillo. Bere molto, la sete è il meccanismo che ha il nostro corpo per dirci: ragazzo, sei disidratato, devi bere, perché se no rischi che io non riesco a funzionare bene. Quindi la sete è importante. Quando si beve si ha un miglioramento del proprio stato. Bere cose troppo calde non fa bene, perché può dare delle lesioni alla gola, all'esofago, che magari non sono la scottatura. Naturale, tiepida, non scende. Non scende. Se è frizzante ancora, Berla, berla fredda non fa male, berla troppo fredda per alcune persone può dare problemi. E io farò una brutta fine, prima o poi bloccare lo stomaco. Il spatolino preso, roba, cioè, ecco, perché io bevo caduto roba giù come un sasso. Berla troppo fredda può dare una congestione. Se non è gasata non scende l'acqua. Anche a me, sono gasata. Quindi abbiamo qualcosa in comune. È proprio insipida, l'acqua naturale calda. No, l'acqua naturale calda non è bevibile. Io riesco a berla solo quando è da frigo. Purtroppo a volte vado a casa di amici e di amiche che non hanno la roba in frigo. Dico, ma cosa ce l'avete a fare sto frigo? Diciamo, d'estate... E tengono l'acqua fuori. Un po' più fredda fa più piacere berla. Ma troppo fredda... Troppo fredda ad alcuni può dare qualche disturbo. Certo, non è pericolosa, non è neanche mortale. Per cui un bel bicchiere d'acqua fresca, gasata. Acqua fresca. Senti proprio il gas sotto il palato. Oh! Ti dà quel brio in più. Beh, esattamente. Niente, io volevo dirvi che c'è una bella manifestazione. Mi comunico gli amici di Volpago del Montello. Andrea, con sto caldo venire da voi non esiste, lontanamente, non vado a Campodoro, figurati se vengo a Volpago del Montello, o mi venite a prendere e ancora ci faccio un pensierino, ma venire fin là a mie spese, di qua di là, non esiste proprio. Io vi aiuto a dire questa manifestazione. Ciao Enzo, buonasera. Dunque, volentieri, sto ascoltando le informazioni scientifiche con la tua prestigiosa ospite, grazie per il servizio che fai. Un appunto, gli interventi telefonici si sentono male, ma dipende anche dalle persone che non si allontanano dal televisore. Non a caso il nostro tecnico fa uscire la scritta allontanarsi dalla televisione, ma ci sono quelli che non riescono ancora a capire. Allora
a Volpago del Montello c'è questa bella manifestazione domani 21 giugno alle ore 20:45 e dagli sto press. Andrea, digli che non si scrive presso, non c'è niente da fare, mi fanno fare la schiuma in bocca. Andrea, nell'auditorium, non presso l'auditorium, via chi ha fatto sta locandina, credimi, nell'auditorium della biblioteca comunale il gruppo consigliare della Lega di Volpago vi invita a partecipare alla serata informativa sulla proposta di legge d'iniziativa popolare per il riconoscimento della lingua veneta. Saranno presenti, ci sono tutti i personaggi, eccetera. Poi c'è il Leone di San Marco. Sa, noi veneziani, dottoressa, mi perdoni, abbiamo qualcosa di particolare per il vessillo della nostra che Serenissima. Che è il nostro vessillo. No, non lo so. Viva San Marco, sempre, comunque e dovunque. Hai capito? Quindi venerdì alle 20:45 io finisco qua la trasmissione. Non posso venire. Ti ringrazio, Andrea, per l'invito. Poi c'era un altro amico, Daniele Zuin. Cosa mi scrive? Ciao, spatellino. Dottoressa, una corretta alimentazione a basso contenuto calorico e di sale, attività fisica, controllo colesterolo, apporto grassi, proteine e carboidrati, attenzione con gli alcolici e per finire tanto amore. Viva la Lega, che sei un altro leghista. Cioè, ha scritto quello, sì. Ha scritto quello che dovrebbe essere fatto. Ricordiamoci, Daniele, pensavo che tu chiedessi, invece tu hai fatto una tua proposta. Assolutamente, che condividiamo. Assolutamente, cioè mangiare bene, ridurre i grassi, ridurre il colesterolo, fare attività fisica, avere tanto amore, che vuol dire non stressarsi sostanzialmente, fa star meglio. D'altronde i nostri antenati stavano forse meglio di noi, vivevano meno perché c'erano altri tipi di malattie, magari quelle infettive che adesso non abbiamo più, o malattie che non erano curabili con gli antibiotici o con altri farmaci, però sicuramente di cuore morivano meno. Adesso ci sono molte, troppe tensioni, vero? È una vita molto frenetica, che diventa sempre più difficile e che molto spesso interferisce sul nostro cuore. Uno è costretto a staccare proprio l'interruttore, il cavo. Assolutamente. E stare 20-25 giorni, io lo faccio ogni tanto, proprio perché mi ricarico. Si ricarica. D'altronde tutto ciò che è lo stress, la paura, l'ansia, si ripercuote su di noi, ci fa sentire il cuore, ci fa aumentare la pressione, ci fa una serie di problematiche che si possono magari anche solo risolvere cercando di vivere un pochino meglio. Qui è un saluto soltanto, saluto lei, signor Spatalino, Giovanni da Sant'Ambrogio, però ma c'è un omissis, forse me ne ha mandato un altro e non l'ho visto, è un nostro nonnino Sant'Ambrogio di Trebasele, che cancelliamo questo e andiamo avanti. Regia, puoi prendere ancora una telefonata allora, mentre io continuo a leggere. Buonasera signor Enzo e alla dottoressa sua ospite, prendo il Plavix. Plavix è un farmaco. Le sa che io non ho familiarità con termini medici. Da 10 anni per un infarto con arresto, 2 bypass e altri infarti a seguito. Mamma mia, l'ultimo un anno fa. Qual è la differenza tra il Plavix e il Coumadin? Vi saluto, Fiorella. Oh, che Fiorella, ma anche tu sei insomma messa qualche acciacco. Ce l'hai pure tu, è un'amica di Rovigo. Ciao Fiorella. Ciao Fiorella. Allora, la differenza tra il Plavix e il Coumadin... Posso cancellarlo? Assolutamente sì. Il Plavix è un antiaggregante. Allora, noi nel nostro sangue abbiamo, a parte i globuli rossi e i globuli bianchi che tutti conoscono, delle piccole cellule che si chiamano piastrine. Le piastrine sono quelle che vanno ad attaccarsi, diciamo, quando noi ci tagliamo, sono il primo livello per chiudere una ferita. Dopodiché abbiamo sempre nel sangue delle proteine che permettono la coagulazione. Sono 2 elementi diversi. Nei pazienti che hanno avuto l'infarto o che hanno una malattia di coronarie, il Coumadin non è necessario. Perché? Perché il Coumadin va ad agire su quelle proteine che bloccano i trombi. Ma i trombi non si formano all'interno delle coronarie, se le coronarie sono a posto.
All'interno delle coronarie quello che accade più frequentemente è quando c'è una placca, cioè dello sporco legato al colesterolo, e questo si rompe per un qualche motivo, arrivano le piastrine che bloccano questa rottura. Ne arrivano tante e chiudono il vaso. Quindi per gli infartuati si usa l'antiaggregante, che è un farmaco tipo Plavix, tipo aspirina o tipo altri che ci sono in commercio, che vanno a ridurre l'attività delle piastrine. Il Coumadin invece va a ridurre l'attività delle proteine che fanno coagulare il sangue, quindi formano quei trombi che possono esserci invece all'interno del cuore o nelle vene, per esempio quando facciamo una trombosi delle vene. Sono due cose completamente diverse. C'è una telefonata? Sì. La prendiamo, buonasera. Buonasera. Spero che non abbia attaccato, buonasera. Buonasera, sono sempre al telefono. La prego, è in diretta, parli. Buonasera. Buonasera. Sono Nadia da Mestre. Mi dica, Nadia da Mestre. Allora, volevo chiedere una cosa alla dottoressa. Prego. Allora, io 10 giorni fa ho fatto una coronografia. Ok. Volevo sapere come sono successe delle cose finché facevano la coronografia. Allora, diciamo che hanno cercato di entrare per il braccio destro, però non sono riusciti a entrare. Hanno bucato due volte e logicamente io mi sono agitata e non riuscivano più a fermare il sangue dal polso. Okay. Allora sono entrati per la gamba. Dall'inguine. E in poche parole hanno fatto tutto, però diciamo il polso usciva il sangue e erano i tre che me lo tenevano. Quando hanno sfilato, diciamo, e fatto tutto l'esame, anche là non riuscivano più a fermare il sangue. Io adesso una domanda. Ho dovuto stare ferma 24 ore con quel esame, da immobile, da non muoversi, perché hanno dovuto cucire la vena. Io a lei chiedo adesso, dottoressa, gentilmente, visto che non hanno saputo spiegarmi niente, dove sono stata, volevo sapere che conseguenze posso portare io dopo tutto questo. Si possono formare coaguli? Come si può fare per vedere se sono, perché mi hanno detto che devo andare a controllo dopo un anno. Ok. Può attaccare? Sì, allora. Grazie Nadia. Resti all'ascolto, adesso la dottoressa le dà una risposta. Allora Nadia. Aspetta, c'è ancora il simbolo, c'è qualcuno? Questa è l'ultima. Allora dai, chiudi con questa, va bene? Buonasera. Buonasera Enzo, sono Daniela Mantova. Ah, Daniela di Mantova. Buonasera Daniela. Buonasera a te. Prego. Mi hai mandato. Daniela, mi hai mandato. Scusatemi, perché sto portando via qualche minuto a chi magari può aver bisogno. Prego. Siccome avevo fatto un messaggio. Infatti, stavo per leggerlo, dopo lo leggo. Ecco, che poi distrattamente mi è partito così, a quando non era finito. Dico, Daniela, fatti sentire. Perché io sono. Perché io volevo ringraziare te per le persone che inviti, ma ringraziare in particolare la dottoressa, perché brava. Tanta sapienza, ma anche tanta semplicità e positiva. E io di questo le dico sinceramente e doverosamente grazie. Grazie, Daniela. Mi seguo molto volentieri. Ma torno a ripetere, la semplicità e l'umiltà non è da tutti. E anche sapere non sempre è... voglio dire, esiste solo il sapere, esiste anche il saper trasferire sugli altri quella parte che può interessare chi ascolta. Bene, io vi ringrazio. La ringrazio, Daniela. Grazie. Arrivederci. Grazie. Un forte abbraccio. Ciao Daniela di Mantova. Prima o poi anche con te ci conosceremo. È solo una questione di tempo, eh. Ti prometto che vengo una domenica a Mantova quando fa meno caldo. Perché devo valeggio, manto, faccio un giro, vado a salutare 3-4 persone da quelle parti. Allora basta con le telefonate, mi dà la possibilità di ricordare, certo, un altro avvenimento, sempre per il mio amico di Volpago del Montello. Da quelle parti dicono che si mangiano funghi. Sì, dicono. E Andrea, sono 2 anni che mi invita. Ho saputo che c'è anche Montello, Andrea, ho saputo che hai una taverna bellissima, me l'ha detto il vice sindaco di Volpago, del Montello. Verrò a trovarti.
c'è un altro avvenimento, terzo torneo internazionale dei popoli, 22 giugno alle ore 17. Ecco che bello, vedo, mi corregga. No, è dopo domani, il 22 giugno. Sabato. Non dicono presso Stadio Comunale di Scorzè, solo Stadio Comunale di Scorzè. Così. Bravi. Complimenti a chi ha fatto questa locandina, Andrea. E tiri le orecchie a chi ha fatto l'altra locandina. Non si scrive presso l'auditorium, presso, negli adiacenti, no? Nell'auditorium. Perché è dentro. Sono anni che dico e niente, non mi stanno a sentire. E il bello è che ci sono anche a volte dei giornalisti che fanno queste locandine e fanno questi errori. La lingua parlata. Molto allora c'è addirittura la Nazionale Veneta, territorio libero di Trieste. Io sono molto vicino a quelle zone, Viva Trieste libera! Viva l'Italia! Mi perdoni. Tranquillo. Io mi lascio andare, io faccio voce alla medicina e poi mi metto a fare il politico. Poi la Nazionale Stato Libero di Fiume. Ecco, qui farei un sacrificio per andare a vedere questa partita. L'ingresso è gratuito. Vieni a sostenere la tua nazionale, quindi Nazionale Veneta, territorio libero di Trieste e Nazionale dello Stato Libero di Fiume. 22 giugno, ore 17, forse ci faccio un pensierino. Stadio Comunale di Scorzè. È qua vicino, 20-25 sì. Minuti, dai, può darsi, ci faccio un pensierino. Dottoressa, abbiamo ancora 8 minuti. Allora, diamo due notizie a Nadia che mi pareva preoccupata. Allora, la coronarografia, Nadia, si può fare o accedendo da un'arteria del polso o accedendo da un'arteria della gamba. Al giorno d'oggi in quasi tutti gli ospedali si accede dal polso. Per quale motivo? Perché è un'arteria molto facile da reperire e perché è più facile da comprimere, ma soprattutto perché non necessita che il paziente stia fermo dopo l'intervento. A volte però ci sono delle arterie più piccole del normale o che sono molto tortuose e quindi dal polso, anche se si riesce a pungerla, non si riesce poi a far entrare gli strumenti che devono arrivare al cuore per fare la coronarografia. In quel caso bisogna bloccare quel tipo di strada e andare dall'inguine, dove abbiamo un'arteria più grande che è molto meno tortuosa e che ci permette di arrivare nello stesso punto. Quindi i colleghi che hanno fatto la coronarografia hanno correttamente fatto l'approccio dalla radiale, che è questa arteria del polso, ma la sua arteria probabilmente non ha permesso di finire l'intervento. Il fatto che abbia molto sanguinato dopo è una cosa anche quella normale. Alcune persone sanguinano e ci mettono poco tempo a rimarginare la ferita, altri ci mettono un po' di più. Un'arteria non è come la vena di quando si fa i prelievi. La vena è un vaso molto più facile da comprimere e guarisce molto prima rispetto all'arteria. L'arteria è un vaso importante, è molto spessa e il sangue là dentro è ad alta pressione, cioè c'è una pressione dentro che quando è punta lo fa uscire. Quindi ci hanno messo molto a bloccare il sangue e anche quello è normale. Però una volta bloccato l'arteria si rimargina da sola e i rischi non ci sono. L'arteria della gamba ovviamente ha avuto lo stesso iter, è un'arteria più grossa, la pressione è un po' più importante, quindi ci si mette più tempo a bloccare il sanguinamento. Lì l'hanno dovuta tenere ferma 24 ore, questo è quello che si fa in tutti i pazienti, perché essendo un vaso molto più forte, con una pressione elevata, ci mette un po' di più a guarire rispetto alla vena, quindi ci vogliono 24 ore perché il rischio di sanguinamento diventi zero. Da quel momento in poi, quando l'hanno dimessa, non è necessario fare anticoagulazione, non è necessario fare niente. Il rischio di trombosi c'è sempre in queste procedure, ma è aneddotico, vuol dire molto molto basso. Quindi nel momento in cui l'hanno dimessa e hanno verificato che non c'erano alterazioni dell'arteria visitandola, hanno stabilito che quell'arteria era guarita da questa puntura. Quindi stia serena che anche se hanno avuto delle difficoltà, questo è insito con la procedura e non è affatto predittivo di un danno futuro. Dottoressa, abbiamo 5 minuti. Riusciamo ad accontentare qualche altra persona con i messaggini? Come sì. Prevedevo, non
Abbiamo esaurito tutte le domande. Sarà per la prossima volta, io conservo gelosamente. Buonasera Enzo, sono Martino di Salerno, un mio corregionale, un fedelissimo. Un saluto alla tua ospite. Bevo solo acqua. Io bevo solo acqua a temperatura ambiente, anche d'estate. Buona serata Martino e Blandina. E la sua inseparabile mogliettina. Come fai Martina? Non ti invidio, l'acqua non scende d'estate a temperatura ambiente, te la lascio l'acqua. Va benissimo, importante è che beva Martino, quello che conta è chiaro. L'acqua che entra, che poi sia calda sia fredda, ognuno la beve come gli piace. Ma vuole mettere un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente con un altro bicchiere frizzante, ognuno ha le proprie gusti. Per non dirle poi della Coca-Cola, dottoressa. Non tocchi il tasto Coca-Cola con me, che io sono una amante della Coca-Cola. Hai visto, Chicco, che non sono solo io a bere la Coca-Cola? Io la amo molto. Non le dico, vabbè, a casa mia non manca mai nel frigo la Coca-Cola. Qualche amico che mi conosce la mettono anche in frigo. Poi vado a casa di qualcuno. La Coca-Cola calda no. Mai. È un delitto. La Coca-Cola deve contenere qualcosa, lo dico anche agli amici, di particolare. Una droga è la Coca-Cola. Ma guardi, stura tutto. Io La droga è la Coca-Cola è acida e quindi stura, no. Fa digerire. Che soddisfazione. Sono legittimato da un'eccellenza medica. Sì, da voi non bisogna eccedere come in tutte le cose, perché ha talmente quando tanti zuccheri. Quando io finisco, a volte si meravigliano i ristoratori. Lei, dottore, cosa prende? L'amaro? Chi prende? La Coca-Cola. Io, Coca-Cola. Perché ti sa digerire? Perché proprio mi butta, si vede che sono fatto male, non lo so. I medici dicono che faccia male. Sì, tutto. Però insomma, questo mi sono meravigliato. Andremo sì, d'accordo con lei, parsimonia. Viva la Coca-Cola! Viva la Coca-Cola! Non la vendo, per carità. Quindi cancelliamo questo qua di Martino e andiamo avanti. Gentile dottoressa, le chiedo, mamma mia, abbiamo 2 minuti, il cordarone presente nella mia terapia fa bene o male con queste temperature? Saluto a lei, signor Spadolino, Giovanni da Sant'Ambrogio. Se fa in tempo a leggere, altrimenti non importa, perché a volte non leggo i messaggi del nonno. Il cordarone ma cos'è sto cordarone? È un farmaco che serve per bloccare Grazie, Giovanni. È un farmaco che serve per bloccare le aritmie, è un farmaco antiaritmico, è proprio terapeutico, è il più potente che noi abbiamo a disposizione. Quindi se il nostro amico fa uso del cordarone, perché ha un'aritmia importante che ha necessità di questo farmaco per essere guarita o tenuta sotto controllo. La temperatura non crea problemi al cordarone. Il cordarone è un farmaco importante che va monitorato perché può avere degli effetti collaterali che però non sono mai acuti, sono nel tempo, però se lo prende vuol dire che è stato stabilito che lui ne necessita, quindi non va sospeso perché è caldo nella maniera più assoluta. Chiudiamo con quel messaggio a cui faceva riferimento la nostra Daniela Virgiliana di Mantova. Buonasera Enzo, sono Daniela M. Mantova, un saluto cordiale alla dottoressa, tua ospite. Questo messaggio è giusto per ringraziarti delle persone straordinarie che inviti. La dottoressa si fa ascoltare. Daniela di Mantova, poi grazie, è riuscita Daniela a parlare. Grazie. Va bene, allora noi anche, lei poi chiuderà con il saluto di commiato. Io voglio ringraziare le persone che ci hanno seguito, grazie di cuore come sempre. Vi ricordo che a seguire c'è il nostro telegiornale, poi alle 20.30 c'è La Mia Opinione. Le trasmissioni di Spatalino sono visibili sul canale YouTube Channel di Enzo Spatalino. Ringrazio i miei sponsor, ringrazio la regia di Chicco Battaglia per la parte tecnica e ringrazio la dottoressa Leoni per questa sua bellissima partecipazione. Lei ha una manciata di secondi per salutare i miei telespettatori. Buon lavoro. Io saluto tutti i telespettatori che hanno assistito a questa trasmissione, quelli che hanno fatto delle domande, che sono delle domande meravigliose, che aiutano altri ad avere delle risposte, magari chi non ha potuto telefonare o chi non ha avuto il coraggio di farlo, perché anche questo c'è. Saluto il dottor Spatalino che mi ha invitato. Ho dimenticato i collaboratori, colleghi e collaboratori della clinica cardiologica, stavo dimenticando. Saluto i miei colleghi, le persone con cui collaboro, in particolare clinica cardiologica, ma anche la pediatria di Padova. Io mi occupo di aritmie pediatriche, oltre che dell'adulto, ed è un campo che amo particolarmente. Un saluto speciale a mia figlia, a mio marito
e i miei genitori. A Vittoria. Io ho conosciuto un cardiologo della pediatria dove portavo i miei bambini, professor Pellegrino, Pierandrea Pellegrino, che adesso è in pensione da alcuni anni, una ed è stato uno dei calcestiti. Eccezionale. Eccezionale. Un salentino doc, uno di Lecce. Quelli di Lecce chissà perché sono tutti quanti bravi. Sì, sono bravi. Notaio Cassano, Daniele Arena, la Giovanna, sono quelli del Salento chissà perché sono tutti bravi. Il Salento, siamo molto legati al Salento. Un forte abbraccio a tutti. Ciao a tutti. A domani sera.